Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, siamo al day after di rientro dallo stadio Friuli o da Ciarena di Udine per le consuete pagelle, quindi questo è il video delle pagelle. Vogliamo parlare subito delle chance scudetto dell'Inter, del fatto che si sia rialzata, del fatto che il Milan potrebbe perdere o non potrebbe perdere qui o là. No, perché questo è il video delle pagelle e vedo che sono sempre circondato da ottimisti cronici pochi e pessimisti cronici tanti, ma insomma devo dire che dopo un po' di anni sono abituato, quindi è inutile parlare molto. Io vi posso dire che quello che io speravo di vedere, ossia una squadra finalmente in piedi dopo quello che è successo in Bologna-Inter, effettivamente l'ho visto. Devo dire che anche nel dopo partita, poi, siccome ero là, ho avuto l'occasione, mentre i giocatori salivano sul pullman per andare in aeroporto, insomma, di parlare con questo, con quello, con Inzaghi, e ho indubbiamente visto, ma insomma, una certa consapevolezza, una certa fiducia, però siamo tutti consci, come ho detto tante volte, che non dipende da noi. Auguriamoci che sia davvero un finale di campionato a sorpresa, perché in questo caso a sorpresa vorrebbe dire che tornerà prima, proprio sul filo del traguardo, l'Inter. Sì, fiducia sicuramente, una squadra che si è rialzata, ma non dimentichiamo anche che noi abbiamo una partita in più, una finale di Coppa Italia che certamente, insomma, quando ne mancano solo tre alla fine, pesa, porta via energie. Ma andiamo con le pagelle. Handanovic, 6,5, stato impegnato, magari poco da lontano, ma insomma mi è parso ci fosse, e a meno di 20 minuti dalla fine c'è un eventuale miracolo che fa Handanovic, c'è un autentico miracolo, non è eventuale, è proprio un autentico miracolo sulla punizione di Deulofeu. E io ero preoccupato perché il mal di schiena, l'adduttore, l'addome, invece è volato come un gatto a togliere dal 7 la punizione di Deulofeu. Peccato che lui è stato molto molto tonico in quel momento, gli altri attorno no, tant'è che la palla poi è tornata in mezzo e Pussetto ha fatto il gol del 2-1. Radu deve giocare di più, no? Mi avete detto per giorni, ecco. Lo sapevo già prima, ma anche dopo aver visto Handanovic, diciamo che Radu deve giocare di più a biliardo, insieme a quelli che lo dicono. Biliardo, no? Lo sapete, biliardo. Andiamo avanti, che non ho più voglia di far polemica. Skriniar, 6, diciamo ordinaria amministrazione, fino all'ingenuità, perché un'ingenuità l'ha fatta Skriniar, nel fallo che ha portato poi alla punizione di Deulofeu, ma certamente 6. De Vrij, 6,5, è stato il migliore dietro nel tenere la difesa e impostare anche le ripartenze, quindi mi è piaciuto avere 6,5. Bravo Di Marco, 6,5, perché l'assist a Perisic dalla bandierina, che comunque in qualche modo ha stappato la partita ben presto, lo ha fatto lui, e poi si è fatto vedere anche al tiro, quindi una prestazione positiva quella di Di Marco, scelto direi a sorpresa. Darmian, 6, non è mai andato in difficoltà, quindi bene. Barella, 6,5, tarantolato come sempre, però questa volta attento nel non farsi ammonire, è uscito per questa botta durissima. Io poi l'ho visto leggermente claudicante nel dopo partita, però era di buon umore, si fermava a fare le foto con i tifosi, insomma speriamo bene. Vessino, è subentrato lui dal 90esimo, gli do 6, sapete perché? Perché ha preso anche un bel cartellino giallo, ma sapete quei cartellini gialli che ci stanno? Giocato pochissimi minuti, 5, ma si è preso un giallo perché ci sono dei momenti della partita in cui bisogna andare di roncola, no? Di martello, e mi è piaciuto che l'abbia capito subito. Brozovic, 6,5, qualche inserimento magari meno brillante del solito, però a livello di geometria lo sapete, insomma una garanzia, dai, 6,5. Il tanto bistrattato da voi Gagliardini, 6,5. Ha sbagliato qualche passaggio importante, ma forse non ci avete fatto caso, ma è lui che ha mandato tra l'altro in porta Dzeko, che si è mangiato il 3-0. A me sembra sempre uno sul quale si possa contare.
Dal 74esimo Vidal, 6, qualche errore, qualche inserimento, vedi il gol annullato, però comunque dai, meglio di altre volte. Migliore in campo ancora una volta Perisic, 7 e mezzo, un altro gol dopo quello segnato contro il Bologna, siamo a 7 credo, e all'ennesima prova da migliore in campo. Ovviamente lo sapete come la penso, guai a non rinnovare il suo contratto, ma tanto ne parleremo a fine stagione, non ho voglia di perdermi adesso in cose che sono secondarie per il momento. Lautaro Martinez gli do 6 perché alla fine ha sbagliato un altro rigore, ragazzi. Un altro rigore ha sbagliato questo, eh. Poi, per fortuna, palla sul palo, Silvestri, palla di nuovo in gioco e colpo di testa. Diciamo che è stato assistito dalla fortuna sul gol. Poi qualche esitazione, però insomma 6, cerchiamo un attimo sti rigori di mettere a fuoco il mirino perché non ne posso più. Dal 74esimo Sanchez 6, come al solito è entrato, sempre di fioretto, ha perso dei palloni, però stavolta l'ho visto un paio di volte inseguire l'avversario che magari gli aveva tolto il pallone fino alla nostra area, riuscire a non commettere fallo, riprenderla, vabbè, quindi... 6, il piede è magico, non fraintendete, il piede di Sanchez è magico. Il problema è che a me fa sempre incazzare, perché non sempre sceglie la giocata giusta nel momento giusto. Professor Dzeko 5 e mezzo, sì, perché ha la grande occasione del 3-0 e l'ha sbagliata. Però non dimentichiamo che prima si è procurato il rigore comunque del 2-0, quindi... Insomma, gli do l'insufficienza perché si è mangiato il 3-0. Non è stata una delle sue migliori prestazioni. Dai, 5 e mezzo. 5 e mezzo anche a Correa. Finisce in fuorigioco lui nel gol annullato a Vidal. Insomma, il gol continua a non arrivare. Che posso dire? Speriamo che torni nelle ultime gare a dire qualcosa di importante. Continua ad avere fiducia in Correa, ma non mi sentirete mai massacrare uno al suo primo anno di Inter. Non l'ho mai fatto in passato. Non lo farò nemmeno questa volta. Inzaghi 7, sapete perché gli do 7? Perché comunque non era facile tenere psicologicamente la squadra sul pezzo, no? Dopo Bologna e Inter. Ha fatto 3 cambi a sorpresa nella formazione iniziale, cioè Darmian, Di Marco e Gagliardini, però sono scelte che alla fine, vincendo su un campo difficile come quello di Udine, vuol dire che hanno pagato. Non era facile cominciare la partita da meno 5, ragazzi, cioè quindi bisogna anche dare dei meriti all'allenatore se il gruppo c'è stato, è stato compatto, è stato sulla partita. E devo dire che mi è piaciuto anche il fatto che quando l'Udinese ha fatto 2-1, lui aveva già fatto alzare Correa e Sanchez, però non ha cambiato idea. Cioè comunque a un certo punto ha dato un segno, secondo me, anche di personalità alla squadra. Ha detto ok, ho deciso che entrate voi due comunque. E quindi, ragazzi, posso dire a Inzaghi, questa volta do 7. Queste le pagelle e adesso seguite i prossimi video editoriali in cui andremo naturalmente alla preparazione di questo turno in 48 ore per quanto riguarda Inter Milan, perché l'Inter gioca di venerdì e il Milan gioca di domenica sera. Non credo che faremo la live chat questa settimana perché se tutto va bene sono a Manchester in Inghilterra con gli amici del Brera. Prima, torno proprio per Inter Empoli. Comunque, viva l'Inter e ciao!